Buongiorno ragazzi, video dal primo cenote che sto visitando in Messico. Sono sempre a Valladolid, nel centro città, e il cenote Zaci, italianizzato, sarà il primo cenote che visiterò, il primo di una lunga serie molto probabilmente. Questo si trova in centro città e molto probabilmente anche, diciamo, il meno bello, ecco. Però essendo appunto nel centro, ho deciso di visitarlo anche per via del prezzo decisamente basso, perché per entrare in questo cenotes, e intanto mi incammino per mostrarvelo, ho pagato per questo cenotes, ho pagato solamente 30 pesos. Questo è il braccialetto, il giallo che ti danno una volta che si paga appunto il biglietto all'ingresso, e 30 pesos sono poco più di un euro, ok? E adesso ci incamminiamo per vedere. Questa è una grotta. Cenotes nella lingua maya significa acqua sacra, ma sostanzialmente cos'è uno cenote? Sarebbe una grotta, ok, nella quale poi c'è dell'acqua dolce, nella quale si può notare, è molto suggestivo, in tanti posti dove c'è Quintana Roo, mi hanno detto vicino a Tulum ci sono dei bellissimi cenotes, però questo è il primo che posso vedere e adesso vi porto con me, siamo già arrivati. Posso già vedere l'acqua, che è decisamente interessante per me, perché non ne ho mai visto uno, non ho mai avuto l'opportunità di nuotare in uno di questi, e insomma sono contento di queste nuove cose. Allora, comunque, per essere in centro città è molto tranquillo, perché siamo circondati da rocce, piante, e insomma molto tranquillo. Questo, e adesso ve lo faccio vedere, è il cenote Zaci in centro Valladolid. Ripeto, è molto probabilmente il peggior cenote di tutta la zona, però è quello più comodo, più accessibile, da vedere. Allora, c'è gente, neanche tanto casino, però perché c'è stato un bel temporale fino a pochi minuti fa, e questo è quanto. Guardate che bello. Allora, adesso spero che sia tutto molto freddo, perché veramente fa un caldo bestiale, però insomma ci si può sedere ovunque, lì c'è l'ingresso principale più facile, e poi si può notare. Vi porto ancora più vicino così vi faccio avere un'idea più concreta e poi vi saluto, perché sento la necessità di buttarmi, di fare anche io un bagno come tutti gli altri, con tutti i riflessi anche dell'acqua. Vedetela, che bello, prezzo proprio irrisorio, cioè poco più di un euro speso. Ah, bello Valladolid, è carina, punto d'appoggio perfetto per tutte le escursioni. Comunque davvero ragazzi, guardate, questo è quanto, non si vede bene perché c'ho tutto il sole in faccia, comunque questo è quanto. Una visita la merita sicuramente questo cenote. Se avete modo di venire a Valladolid e star qui qualche giorno, passateci. Poi sicuramente vi farò video, foto da altri cenotes molto più belli, molto più suggestivi. Però questo è giusto per rendervi un'idea, per farvi capire quello che si definisce per cenotes. Ok? Bene, un abbraccio, ci vediamo domani, ora mi vado a tuffare.